avevamo invitato i vivisettori, la dottoressa Perretta che si arricchisce sulla pelle delle scimmie e che tortura gli animali qui, il famoso professor Caminiti dell'Università di Roma. Tutti e due hanno rifiutato di intervenire perché hanno detto che loro non fanno vivisezione, loro fanno sperimentazione sugli animali. Questa mattina abbiamo avuto un confronto anche un po' acceso con il sindaco, mentre abbiamo dalla nostra parte il presidente del consiglio comunale. Questa mattina ha assistito per tutta la mattinata al nostro convegno, a cui hanno parlato tantissimi medici, anche una persona che lavora nello stabulario del CNR. Noi gli abbiamo chiesto più volte dal microfono di intervenire, ma lui non è voluto intervenire. Vi dico tutto questo perché significa che le cose stanno cambiando. Noi siamo qui per queste 87 scimmie. A noi risultava che fossero 140, al momento l'altro ieri abbiamo scoperto che sono 87. Noi non molleremo, voi sapete che il 22 gennaio 43 di noi si sono incatenati proprio qui all'ingresso. Adesso stiamo organizzando manifestazioni pacifiche, non violente, ma noi vogliamo che queste scimmie possano trascorrere gli ultimi anni della loro vita tranquilla, serena, dopo anni e anni di torture. Quindi io adesso darei la parola alle associazioni, prima di tutto a Pierpaolo Cirillo, ossia al vice